Benvenuti alla prima puntata di Volley in Cucina. Parleremo di sport, soprattutto di volley, e non potevamo non partire con una sdora doc che ci insegnerà a fare la vera piadina romagnola. Salutiamo, ciao Manu! Ciao Miki, ciao a tutti, benvenuti nella mia cucina. Oggi proviamo a fare la piadina. Vai Manu, dimmi un po'. Allora, spatola ci mettiamo un chilo di farina. Dopo poi mentre impastiamo, Manu, ti farò un sacco di domande oggi. Avrei proprio voglia di parlare con te di sport, di pallavolo, ma proprio come intendiamo lo sport qua un po' in Italia. Ok. Poi abbiamo, aggiungiamo alla nostra farina 220 grammi di strutto, perché la piadina deve essere bella goduriosa, che io ho già pesato. Io, visto che non mangio animali da 20 anni, metto 250 grammi di margarina vegetale. Perfetto, così diamo anche la doppia versione per gli sportivi. Siamo troppo avanti, Manu. Ok, poi mettiamo due bustine di lievito istantaneo, quello per salate, torte salate. Io ho trovato proprio che c'è scritto piadine. No, da me c'è scritto torte salate, però va bene, dai. Ah, proprio. Perché da voi fuori di qui spacciano la piadina per qualsiasi cosa. Qualsiasi modo. Okay. Uno dei motivi per cui, quando capivo nel mio girare che era ora di tornare a casa, era quando cominciavo a comprare la piadina al supermercato, e lì capivo che era ora di tornare a casa. Allora, mettiamo due cucchiai rasi di sale. Sì. Ecco qua. Oh, fatto. E poi cominciamo a impastare mettendo 500 grammi di latte. Provavo la stessa cosa, Manu, ma per me il ritorno a casa era dettato dalle tigelle. Immagino. Devo dire che sono state una buona compagnia nei miei anni in Emilia, le tigelle. Esatto. In Reggio Emilia, amici, quando abbiamo giocato insieme, lì era proprio piacevole. Andare a mangiare. Andare a mangiare, era molto piacevole, sì. Ma anche giocare, dai Manu. Sì, dai. Per me, guarda, io ricordo quegli anni con una... veramente una serenità e un'allegria, perché sono stati, secondo me, gli anni... non potevo chiudere la carriera in maniera migliore, secondo me. Siamo proprio divertite. Io almeno mi sono divertita. Sì, lo dici. Se ti sei divertita te, ma non figurati me. Ho avuto l'opportunità di giocare con te. Allora, Manu, sì? Forse dovrò... mi schizza la farina dappertutto... per evitare che guardino un po' troppo il paciuto che sto facendo, sì, ti volevo chiedere una cosa. Gli argomenti che ho in testa sono un po' difficoltosi, ma perché con te mi piace affrontare anche dei temi un po' particolari, visto che sei stato un atleta, ma soprattutto sei una gran donna. Tu cosa ne pensi, Manu? E soprattutto cosa si potrebbe fare per migliorare la sensazione, dare un po' più importanza all'attività motoria, soprattutto nelle scuole? Guarda Miki, io credo che mai come in questo periodo, ed è stata forse la cosa che più di tutti nel lockdown mi ha amareggiato, cioè quella di
rendersi conto, anche se era già ovvio ovviamente la cosa, ma ancora di più di toccare proprio con mano quanto la mentalità del nostro paese sia proprio il contrario di quello che è la mentalità che deve avere invece un cittadino sull'attività motoria, sul benessere proprio della persona. E questo credo che purtroppo sia proprio una mentalità da cambiare. Deve partire, secondo me, sarà un processo molto lungo, ma deve partire dai vertici, soprattutto dai vertici dello sport, prima di tutto da lì. Lo sport in generale, lo sport a livello dello Stato, cioè deve diventare, ci deve essere un Ministero dello Sport. Nelle poche volte che c'è stato, non è stato così, comunque qualcosa di così importante, fondamentale, e purtroppo ne abbiamo pagato sempre le conseguenze. Cioè è inutile, l'attività motoria soprattutto nelle scuole non è più, una volta, no? Almeno quando andavo a scuola io mi ricordo ancora il mio professore di matematica che mi disse: Benelli, hai 7, ma se vuoi avere 8 devi smettere di andare in giro per il mondo. Io già ero in nazionale, eccetera. Secondo voi, ma è un discorso da fare invece di dire: brava, hai 7 nonostante il giro del mondo, no? Però... assolutamente, anch'io ho avuto questa esperienza, e la scuola sicuramente è scollegata, almeno era, ma per quello che percepisco è ancora scollegata da quello che è invece il contesto scolastico, no? È anche solo di togliere la motoria ai bambini come punizione, vuol dire che non ci siamo. Manu, sta venendo bene il nostro impasto? Insomma, il mio è abbastanza scollegato, però vabbè, adesso ci proviamo a darci un po' di olio di gomito, dai. Quindi abbiamo il nostro bel impasto, Manu? Sì, allora, adesso da questo impasto, vediamo, dovrebbero venire circa 11 palline, più o meno. Certo. Mentre facciamo le palline, Manu, ma guarda come sei soddisfatta del tuo impasto, eh! Guarda che meraviglia. Un commento vorrei fare però sul tuo grembiule meraviglioso, che sul serio è stupendo. Bravo. È stupendo. Devi sapere, Miki, una vera sdola romagnola. Devi sapere, Miki, a parte una mia grande passione è la cucina, quindi mi piace molto cucinare, soprattutto pesce, devo dire, mi diletto anche in vento e cose così. E le cavie sono le mie amiche, diciamo, storiche, con le quali ho finita la carriera, abbiamo fatto altri 7 anni di CSI, di Open, ok, col quale abbiamo vinto anche uno scudetto, cioè cose, capito, dell'altro mondo. E la squadra si chiama Vecchie Galline. Il nome proprio registrato è Gallina Vecchia fa buon brodo, è proprio il nome registrato della squadra, però ci chiamiamo le Vecchie Galline, ed è questo è un loro regalo, ovviamente, con tutte le galline del grembiule. Fantastico. Ma strano che avete vinto un campionato CSI, perché immagino le tue amiche, le Vecchie Galline. Allora, è stato bellissimo, perché in realtà io ero quella che aveva smesso di giocare da un paio d'anni. Le altre era gente che giocava con me quando io ho cominciato, e tante avevano smesso da tanti anni, tanto che non sapevano neanche che si poteva ricevere in palleggio, che c'era il libero. Quindi, insomma, è stato proprio un rimetterci in gioco, capito? Quindi, cioè, è stato bello, dai. Ci siamo divertiti. Immagino. Ascolta, Manu, per chiudere la domanda di prima, intanto mentre facciamo le palline, ti chiedo cosa può fare? Sì, sicuramente deve partire dalla federazione. Noi nel nostro piccolo, come società, come allenatori, cosa possiamo fare? Oltre a fare i progetti S3 a scuola, che si fanno e sempre di più,
ma proprio per invertire un po' questa tendenza, no? A non dare importanza allo sport. Guarda, io credo che la cosa più importante che noi possiamo fare è quella che facciamo tutti i giorni, cioè quella di essere prima di tutto educatori. Educatori proprio anche nella mentalità, e non educatori solo delle ragazze, ma anche dei genitori. Per esempio, guarda, io questo è una cosa che io dico sempre e faccio anche. Nella mia palestra io faccio sempre entrare i genitori, non solo di quella che li tiene fuori. Ma ovviamente quello che dico però è, io vi faccio entrare, ma voi dovete, è un po' come se entraste a casa mia, quindi avere l'educazione a stare in palestra e a capire anche voi come vi dovete comportare nei confronti dei vostri figli, nei confronti della società, della squadra, insomma, è un'educazione anche per loro. Che va fatta, perché noi diamo per scontato tante volte che la gente sappia come ci si comporta in palestra, e invece non è così, sappiamo benissimo che non è così. Credo che questo sia quello che noi possiamo provare a fare, poi sai, nel nostro piccolo, ripeto, di sicuro la rivoluzione, passami il termine, deve partire dai vertici dello sport. Certo che sei attiva in tantissime cose e proprio per questo mi piace parlare con te. E volevo capire, visto che sei attiva appunto su Assist per i diritti delle sportive, a che punto siamo con i diritti delle donne, ma proprio delle atlete? Cosa è cambiato da quando giocavamo noi a adesso? Siamo migliorate? Guarda, sicuramente Assist non sta mai fermo, questo è poco ma sicuro, cioè stiamo sempre, praticamente ogni giorno continuiamo le nostre battaglie per i pari diritti, i pari stipendi, pari eccetera eccetera. Adesso l'ultima iniziativa di Assist, che partirà proprio, guarda, domani ci sarà la conferenza stampa di presentazione. Si chiama Save ed è hanno attivato, praticamente verrà attivato un numero di telefono, eccetera, contro gli abusi nello sport. Quindi anche questo è sicuramente una novità, un qualcosa di nuovo che però è importantissimo anche questo. Andava assolutamente fatto. Esatto. E quindi ci sarà anche quest'altra iniziativa. Poi Assist, l'altra cosa che sta facendo da tempo, sta battendosi, per esempio nella pallavolo si sta battendo per il discorso del cartellino, no? Del vincolo sportivo, di dare una regolarità, insomma, che queste ragazze non siano in balia della società, ma ci sia un qualcosa che regolarizzi e dia sempre la stessa lo stesso risultato, cioè ci sono, devono esserci dei parametri per cui uno che rientra in determinati parametri sa già qual è la cifra del proprio cartellino, del proprio vincolo. Questo deve essere, e soprattutto non deve essere come ha detto, che il vincolo è determinato dalla volontà della società e punto. Cioè se una ragazzina vuole andare via ma la società dice di no, non c'è modo alternativo di poterlo fare, quindi questa cosa capisci anche tu che non va bene. Soprattutto a livello giovanile moltissime smettono anche per questo motivo e si richiedono anche dei parametri per ragazze che lo fanno anche a livello, solo proprio a livello giovanile, ma a livello proprio di passione pura, senza ambizioni di arrivare chissà dove. Quindi sicuramente è una cosa da regolarizzare. Assolutamente. Senza avere, cioè credo solo che uno sia libero di dover scegliere, deve essere libero di poter scegliere dove continuare a giocare. Questo è assolutamente è un diritto, è una libertà, è un diritto che ogni atleta dovrebbe avere. Che secondo te che rilevanza ha in questo contesto il lavoro dei procuratori? Guarda,
Vabbè, bisognerebbe, ecco, è una di quelle forze, secondo me, e mi permetto di chiamarla forza politica nel vero, nel senso di quello che è comunque rientra nella prassi della pratica, diciamo così. Credo che sia importante che anche loro abbiano, si schierino, ecco, si schierino anche loro per una parità, un qualcosa che renderebbe più facile anche il loro lavoro, secondo me, perché uno sa già Cosa va incontro? cosa va incontro. Ecco, quindi io credo che anche per loro sia più facile. Sarebbe importante davvero che tutte le forze si unissero in nome del diritto di libertà di fare sport. Assolutamente. Altro punto dolente in Italia, e anche qui non so mai se ci salteremo fuori. È la questione palestre che durante questi periodi di lockdown ha reso proprio evidente in modo lampante la scarsità di impianti e la scarsità anche dell'importanza che danno i comuni. Magari sicuramente ci sono anche dei comuni che danno molta importanza a questo, ma la maggioranza dà pochissima importanza al fatto di mettere in sicurezza e ripartire al più presto. Cioè, tutte le cose, penso che sia una cosa molto italiana, poi sicuramente tutto il mondo è paese. Appena c'è una difficoltà, seguiamo sempre la strada più facile, che è quella di non fare. Esatto, Miki, guarda, allora, per primo ti dico, accendiamo il testo, perché poi se le tiriamo. Ecco qua. Allora, guarda, ti rispondo così. Quando io ho aperto questa mia società, ovviamente mi sono dovuta anche studiare un po' come fare, no? Chiedere le palestre, entrare un po' nel mondo burocratico dello sport. La cosa che più di tutti mi è saltata agli occhi è che in realtà tanti danno per scontato o dicono che è così, quando in realtà la legge o il decreto o quello che è non è esattamente così. Mi spiego. Tutti sanno che le palestre scolastiche prima delle 5 non possono essere usate perché sono della scuola. Non è vero. Cioè, la legge. Cioè, quello che dice veramente il regolamento, dice che la scuola ha la priorità a chiedere le ore e ad averle fino alle 5. Nel senso, le chiedo io alle 4, la chiede la scuola fino alle 5, priorità della scuola, senza dubbio. Ma non tutte le scuole, quante sono le scuole che vanno in palestra e usano le palestre tutti i giorni dalle 2 alle 5? Pochissime. Allora, io cosa ho fatto? Sono andata dal preside, dal dirigente scolastico del mio plerto, e gli ho detto: preside, le cose stanno così, 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 così. Lei la usa sempre la palestra fino alle 5? Perché quando non la usa, a me potrebbe servire, perché anche qui, Michi, abbiamo un po', no? Questa favola, questa leggenda che noi dobbiamo sempre fare allenamento dalle 5 in poi. Ora, i bambini che fanno scuola piena, da tempo pieno a scuola, è chiaro che prima delle 5 non possono esserci. Ma quelli che fanno alle medie, che escono all'una, perché non possono andare in palestra alle 3? Che alle 5 hanno finito, tornano a casa, fanno i compiti e cenano con la famiglia e nessuno più si deve spostare. Guarda, è proprio una questione di mentalità. Io ho fatto così, il primo anno ho preso dei brontolii iniziali da parte di qualcuno, a fine anno nessuno più voleva tornare indietro. Perché diventa anche proprio una comodità per il genitore. Ok? Quindi, ma al di là del genitore, cioè, è il sapere come ti devi muovere, quelli che sono i regolamenti. Poi ci sono anche regolamenti da comune a comune, per carità. No, il regolamento è questo, Manu. Io penso che alla base ci sia la volontà e la voglia di collaborare, che forse in alcuni casi Ma manca. guarda, amici, dipende anche sempre uno come si presenta, perché è chiaro che se io, adesso è chiaro che non è questo, parlo della minoranza, però se io quando entro in una palestra
non ho rispetto, e questa, guarda, credimi, è una cosa che io trovo sempre più spesso, il non rispetto della struttura, il non rispetto, la non educazione a stare in palestra, quella che dicevamo prima, no? Ma se tu dimostri anche alla scuola, anche allo Stato, che tu hai assolutamente rispetto di tutto quello che sono le attività scolastiche e il materiale scolastico, che tu coinvolgi la scuola in quello che fai e non sei l'antitesi della scuola, ma sei, collabori con la scuola, io credo che anche qui, sai, è un processo lungo, hai detto benissimo te, tante volte è più difficile questo, sicuramente, bisogna darsi più da fare, sicuramente sì, però se non partiamo da lì, no? Il discorso che facevamo prima, se non partiamo da essere prima di tutto educati noi all'attività motoria e poi provare a insegnarla a chi ci sta intorno, a chi deve collaborare con noi, a chi ci deve dare le palestre, eccetera, eccetera, sai, non è facile. Per dire, io a fine lockdown, quando uscì il primo decreto che diceva che le palestre, si poteva andare in palestra con tutte le cose possibili immaginabili, si poteva andare in palestra, io immediatamente, il giorno stesso, un'ora dopo, avevo mandato la richiesta al comune, allegandola al protocollo che la FIPA aveva mandato per le palestre, e li ho messi nelle condizioni, Michi, che non mi potevano dire di no. Non mi hanno potuto dire di no, mi hanno semplicemente detto, all'inizio mi hanno detto di no, dopo un'ora che io gli ho spiegato che non potevano dirmi di no, dopo un'ora mi hanno detto aspetta un paio di giorni che vediamo come fare per la pulizia, eccetera, eccetera. Cioè bisogna essere un po', passami il termine, un po' cazzuti, cioè bisogna stare lì, bisogna conoscere bene i propri diritti, perché quello è importante, quelli che sono i doveri ovviamente, ma anche i propri diritti, e stare lì, stare lì, stare lì, fatica. Sicuramente sì, Michi. Sicuramente sì. È più semplice fare che le cose succedano, no? Però cominciamo a stendere la prima pallina, ci proviamo. Dai. Se no qui entriamo in discorsi troppo seri, non si mangia qua, eh. Ah, infatti, poi sai che ormai è mezzogiorno e la tavola chiama, come si suol dire. Vediamo un po' queste piadine. Allora, a te piace la romagnola, di solito un po' cicciotta. Sì, non troppissimo, però lo sai, Michi, da che cosa si capisce, si distingue il vero romagnolo? Dal che mangia la piadina nel caffè latte. E io sono una piadina. Anche nel caffè latte ha il suo perché. È venuto un quadrello, però male non è. Ale, ci sei? Sei pronta? Sì, proviamo a metterla, dai. Dai, via. Via, è andata. E intanto, mentre stendiamo le piadine, Manu, l'ultima cosa, ne avevamo già parlato quando sei venuta in radio, ma è una cosa che anche lì mi interessa e non vedo che ci sia grande cambiamento. Non riesco a capire come mai la federazione non investa sulla qualità delle donne, nel senso che le allenatrici sono pochissime, sono di solito allenatrici che si specializzano e prendono sull'S3, cioè prendono questi settori dei più piccoli, ma viene anche proprio, secondo me, cioè questi incontri, no? Parlare con una giocatrice, da farlo a scuola, ma anche durante gli allenamenti, quindi metterlo un po', dare un po' più di importanza, soprattutto nel volley femminile, a chi volley l'ha fatto. Questa cosa qua secondo me manca un po', o comunque fatta molto poco. Michi, manca da sempre, non è che manca... Oh, che bella che è venuta! Manca da sempre... Fa paura, cioè... Manca da sempre e ti dirò di più. Purtroppo su questo argomento qui è vero che deve partire dalla federazione, sono d'accordo.
ma sul fatto delle allenatrici, per esempio, così tu sai che io ho allenato anche in A1, eccetera, eccetera. Credo però che la qualità, la capacità e la qualifica, ecco, la qualifica dei dirigenti della pallavolo femminile in Italia o della pallavolo in genere non è quella che porta, che qualifica le donne. Ecco, io do più la colpa a chi gestisce proprio a livello dirigenziale la pallavolo, non solo la federazione. Ecco, non ne faccio solo una colpa della federazione. Il fatto, come dici te, che le donne siano quasi tutte solo nei piccoli, nell'S3, il motivo è principalmente quello, insomma, che a livello di giovanile sicura anche la mia. La tua è bellissima, guarda. È venuta benissimo. Ah, è venuta bene, dai, via, la prima è andata. Vai, direi Manu che ci siamo, sono venuti proprio... Alla grande, c'è il profumo, Miki, peccato che non si sente il profumo in video. Esatto, adesso mi metto la seconda, vado. Io l'ho messa su adesso, la seconda, la giro. Vai, come al solito, sei avanti, Manu. Sono avanti, Miki. Che devo fare? Non ti si sta dietro, è impossibile starti dietro. Lo dicono anche le mie socie, però va bene. Cosa? Lo dicono anche le mie socie, tu lo sai che quando le vedo e gli dico, ragazze, ho pensato, e lì si mettono le mani nei capelli e si siedono. Diventi bianco? No! Manu, datti pace ogni tanto! Però devo dire che almeno sono circondata da persone che si siedono, però mi ascoltano. Mancherebbe altro che non ti ascoltino. Allora, Manu, come ultima domanda, perché poi quando poi ne abbiamo due o tre pronte ci salutiamo, no, che iniziamo a mangiare, perché sennò certo. Non va mica bene. Volevo parlare un po' della tua Volley Academy, un po' di quello che hai in testa, sicuramente hai cambiato qualcosa e farai delle cose nuove, non ho dubbi. Sì, e in realtà il lockdown è un po' bloccato, inevitabilmente, però vorrei sapere se puoi dirgli i progetti futuri della Volley Academy. Assolutamente sì, guarda Michi, eravamo già pronti a partire, quindi purtroppo siamo stati un po' bloccati, ma eravamo già pronti a partire, a fare tutto. Allora, diciamo che ci sono due aspetti. Il primo è che la scuola, quella proprio che è partita inizialmente solo come scuola per i palleggiatori, diventa scuola per tutti i ruoli. Sono riuscita a farmi affiancare da allenatori che stimo molto e che sono specifici anche loro nei loro ruoli, quindi la scuola che apriremo a Lecco, che prima o poi partirà, siamo pronti, dovevo solo aspettare il via libera, sarà per tutti i ruoli, quindi ogni ruolo avrà il suo allenatore di riferimento, ci sarà sempre lo staff della Volley Academy, quindi io sarò presente comunque su tutti i ruoli. E l'altra cosa invece specifica, che questa è proprio una cosa che voglio io, che ho voluto io a tutti i costi, è una scuola invece ancora più specifica, ancora più di alto livello, solo per i palleggiatori. E questa qui la vorrei fare come proprio, hai in mente, faccio sempre questo esempio, hai in mente l'Academy di Antonino Cannavacciuolo, a proposito di cucina, no? Ecco, vorrei fare una cosa così, cioè farla a classe, cioè fare in modo che una classe di palleggiatori facesse questo percorso con me. Ecco, devo dire che fra l'altro mettendoci dentro anche il mental coach, mettendoci dentro analisi video anche solo del movimento, eccetera eccetera, insomma cercare di fare questo sempre ancora più specifico. È un qualcosa che l'idea mi è nata
dal fatto che ho ragazze che mi stanno seguendo da anni ed è giusto e mi sento sia loro sono pronte a un salto di qualità, sia credo anche la Volley Academy è pronta in tutti questi anni adesso a fare un ulteriore salto di qualità. Quindi devo dire, Miki, questa cosa sei la prima che, a cui la dico, ma te la dico anche con un po' di orgoglio. È un po' che sono in contatto con Meoni, te lo ricordi? Sì, Meoni. Mamma mia, certo. E lui è andato adesso, allena in America, in un college americano, e ci siamo messi in contatto perché lui dice: guardo sempre i tuoi video e mi rendo conto che parliamo la stessa lingua, diciamo le stesse cose. E quindi c'è questa voglia di una collaborazione, quindi non nascondo l'idea poi magari questa classe di riuscire a portarle a fare anche uno stage in America, sarebbe il mio sogno, diciamo così. Per il momento è il sogno e l'obiettivo futuro, ecco. Bellissimo. Magari sono quei palleggiatori, anche perché abbiamo preso un sacco di stupidate dall'America, cioè come tradizioni, abitudini, cose, cioè più sono sbagliate più le prendiamo. Invece la cosa secondo me eccezionale dell'America, che è proprio appunto questa importanza che dà allo sport, all'organizzazione scolastica, così, cioè proprio non l'abbiamo mai non l'abbiamo mai presa in esame. Mi ha mandato un video della sua nuova struttura che stavano per aprire, 8 campi. Ma tu non hai idea che struttura, mi ha mandato il video e faceva: Manu, guarda che lavoro, cioè meraviglioso. Quindi devo dire che loro da questo punto di vista... In America, ripeto, io non sono, amo il mio paese, però ripeto, abbiamo preso dall'America cose che potevamo evitare tranquillamente. E invece questa cosa qua non riusciamo proprio a trasferirla, ma anche la collaborazione che c'è tra la scuola, assolutamente, perché assolutamente. In Italia come in America non si possa avere una borsa di studio per meriti sportivi, come dicevi, se eri già in nazionale tutto, perché no? Non poterla pensare una cosa del genere, mi sembra sarebbe un primo passo importante per far capire che è veramente importante e fondamentale fare sport. Guarda, Miki, mi permetto di, non so se siamo in conclusione o no, ma di mettere un po' un dito nella piaga. Il problema, io e te facciamo parte di quella generazione, il problema è anche un altro. Questi atleti che danno così tanto alla nazione, perché poi alla fine, come dice sempre il mio preparatore fisico, dice: Manu, noi siamo dei fenomeni, perché a portare a casa così tante medaglie in uno stato che non ti supporta, siamo veramente dei fenomeni. Noi abbiamo dato così tanto e abbiamo dato anche una parte della nostra vita fondamentale, per poi trovarci a metà della nostra vita con niente a livello assistenziale, niente a livello pensionistico, niente a livello di titoli di lavoro. Quindi questo è un altro aspetto che secondo me la riforma dello sport non può non tenerne presente. Noi ci siamo reinventate, ma oggi siamo ancora, io lo dico sempre, mi sono commossa quando il ministro Spadafora ha detto: esistono i collaboratori sportivi, perché nella mia vita, e ho 57 anni, è stata la prima volta che lo Stato ha ammesso che io esisto. Cioè, sì, anch'io sono rimasta, insomma, finalmente era anche ora. Eccoci Manu, ormai è il profumo. Mamma mia. Ma ho l'acquolino in bocca. Io ti dirò, Manu, guarda, ho fatto anche le erbette. Ho provato a farle come me le ricordo, le fanno in Romagna, e cercherò poi, ma lo faccio nel mio privato, di fare anche un crescione con le erbette dentro, ma lo faccio da sola perché non vorrei dare il meglio di me. Bravissima, bravissima. Guarda, fra l'altro
una volta esisteva solo il crescione con le erbette o pomodoro mozzarella, adesso ci trovi dentro la qualsiasi cosa, però io invece, guarda, una cosa che è tipica nostra, vabbè, a parte i salumi, che la coppa, il salame, eccetera, lo squacquarone, perché questo non può mancare nella piadina, e l'altra cosa che è proprio nostra tipica sono i famosi fichi caramellati, che Michi, sarà mio piacere in una delle mie scorribande allungarti, portarti su, perché questi si fanno assolutamente in casa. Sono una bomba calorica, ma squacquaroni e fichi sono una roba meravigliosa, insomma, non possono mancare. Assolutamente, assolutamente. Manu, vedete in sovrappressione la ricetta, nella ricetta che ci ha consigliato Manu della piadina romagnola. Io dal profumo e da come, dall'aspetto, penso che oggi a pranzo sarà proprio una bella roba mangiare. Non vedo l'ora, Manu. Adesso mi metto voglia di fichi, guarda te, e non ce l'ho. Te li porto su, Michi, te li lancio il proprio passo. Volevo arrivare poi a quello, Manu. Certo, ovvio. È sempre un piacere. Ascolta, io ti ringrazio tanto, sei stata come al solito gentilissima e di grande ispirazione, non solo per me, penso che veramente stai dando hai sempre dato e continui a dare tantissimo al mondo della pallavolo, e di questo ti ringrazio, Manu, non stancarti mai, e soprattutto anche di dar la carica a noi per aver la forza di continuare. Guarda, Michi, io ringrazio te perché sei intanto sempre una fonte di ispirazione, di novità, di idee che ti saltano in mente. Credo che queste tue cose, anche questo, lo dico io, non lo dici te, ma lo dico io, anche questa iniziativa nasce dalla tua voglia di coinvolgere ancora le ragazze che purtroppo sono, ci tocca tenere lontano, scusami ma mi si brucia, ci tocca tenerle lontane dalla palestra, quindi tante, diciamo così, tante Michi ci aiutano a tenere ancora le nostre ragazze lì con noi, a farle sentire sempre che siamo sempre una squadra, questa è la cosa più importante, quindi ti ringrazio, io continuo a fare le mie piadine, che confesso è la prima volta che faccio col mattarello, non le avevo mai fatte, quindi non vedo l'ora anch'io di mangiarle. Ti ringrazio, alla prossima, Manu. Buona giornata. Ciao.